Siamo alla Camera dei Deputati e stiamo votando questo schifo di riforma sulla giustizia. Ora vi spiego perché questa riforma non va bene e soprattutto a chi serve. In discussione generale sulla riforma della prescrizione, la famosa riforma Cartabia, che favorisce politici corrotti e tutti quelli che fanno quei reati che di solito vengono ascritti e collegati ai famosi colletti bianchi, ovvero quelli che rubano miliardi e miliardi di euro e non finiscono mai in galera, proprio per la prescrizione. Perché vi dico proprio per la prescrizione? Perché se andiamo a rivedere i risultati che stanno ottenendo i processi sui grandi colletti bianchi che hanno devastato la vita di migliaia di famiglie, centinaia, perché solo i truffati delle quattro banche più le venete sono 144.000 solo gli azionisti, poi ci sono gli obbligazionisti, 144.000 persone a cui hanno rubato i soldi. E loro non vanno in galera perché scatta la prescrizione. Vi faccio un esempio, non ci credete? Allora, Vincenzo Consoli, che era l'amministratore di Veneto Banca, è stato rinviato a giudizio per truffa, aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Peccato che a novembre scatta la prescrizione. E sicuramente a novembre andrà in prescrizione e non verrà punito. Il Zonin di Popolare di Vicenza era stato condannato a 6 anni per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, solo che ora ci sarà l'appello e quindi andrà in prescrizione pure lui. Etruria, su 3 obbligazioni dubbie, ben 2 sono cadute in prescrizione. Ad aprile 2021 su Cari Ferrara, ad esempio, un'altra delle 4 banche, la prescrizione si è portata già via le accuse di aggiotaggio e falso in prospetto. Quindi già la prescrizione faceva danni sui reati di corruzione, di falso in bilancio. I reati quali sono? I reati più importanti di questa gente quali sono? Bancarotta fraudolenta, ostacolo alla vigilanza, false comunicazioni, falso in bilancio, insider trading, turbativa. Questi sono i reati sui quali questa norma che sta facendo la Cartabia e tutto il Parlamento, la maggioranza di questo Parlamento, questi reati che già oggi vengono prescritti e quindi rimangono impuniti quei personaggi che rubano miliardi e miliardi di euro, poi uno ruba una mela e finisce in galera, perché questa è l'Italia, ebbene questi reati avranno dei tempi ancora più ridotti rispetto ad oggi, perché sono i reati che fanno i colletti bianchi, che fanno i politici, gli amici degli amici, e quindi i politici decidono quali sono i reati che devono essere perseguiti con più attenzione, con più tempi, e quelli meno. E guarda caso scelgono proprio i reati che loro non commettono per dare più tempi, a parte il reato di mafia, perché qualcuno per associazione c'è finito in mezzo e qualcuno per scambio politico mafioso c'è finito in mezzo pure. Ma per il resto, che sono i reati più comuni che mettono in piedi, la prescrizione arriverà sicuramente. Preparatevi a finire a vedere tanti di quegli impuniti con i colletti bianchi che voi non avete idea, perché sappiate che dopo che faranno questa porcata, che regaleranno con 1 euro probabilmente ad Unicredit, la banca più antica del mondo, mettendo gli soldi pubblici e devastando la vita ad altri azionisti, questo, dopo che lo faranno, partiranno un sacco di processi. E questa gente, con questi nuovi termini per la prescrizione che stanno mettendo loro, la maggioranza qua dentro, dove ci sono tutti, pure i miei ex 5 Stelle che si dovrebbero vergognare per questa cosa qua, se la mettono in piedi, questi reati non verranno. Come oggi è stato chiesto più volte di spostare, di anticipare, visto che qualcuno al Tesoro ha detto che ci sarà questo accordo con Unicredit, solo con Unicredit, tra l'altro, decidono loro, fanno il cazzo che vogliono, e questo disegno ve l'avevo già raccontato, ve l'avevo già detto che sarebbe avvenuto esattamente così, e così è avvenuto. E anche quando ero al governo mi mettevano i bastoni tra le ruote ogni volta che chiedevo di intervenire su MPS, e questo era il motivo, perché prima bisognava fare la riforma Cartabia e far sì che poi eventualmente queste persone che hanno causato i danni, e il PD diceva abbiamo una banca su MPS, queste persone possano venire condannate, perché i tempi saranno più stretti ancora. Già oggi, come vi ho dimostrato, vengono prescritti immediatamente, e domani con questa riforma ancora più facilmente. Quindi questi prima fanno la norma per ridurre i tempi degli eventuali condannati che ci saranno dopo l'approvazione di questa fusione tra MPS e Unicredit, e poi fanno la fusione MPS e Unicredit. Oggi hanno fatto di tutto, compreso il presidente Fico, per non far parlare prima di MPS, per capire qual era l'operazione da fare, come poteva entrarci anche con la riforma Cartabia, e poi la riforma Cartabia non ce l'hanno permesso. E l'ultima cosa, e vi lascio, siccome vi raccontano le minchiate, scusate, ma veramente stiamo arrivando al limite qua dentro, stiamo arrivando al limite con questa riforma MPS Unicredit, proprio il limite massimo, ma ci sarà battaglia ampia soprattutto sul tema MPS Unicredit. E siccome vi raccontano che l'Europa ha chiederci di eliminare, di ridurre i tempi, quindi fare una prescrizione ancora più veloce, quindi processi ancora più veloci, e se non ce la facciamo, niente sentenza, perché poi questo è il risultato, perché i giornalisti ci dicono, l'altro giorno sentivo un giornalista, meglio che il processo non duri tantissimo, non deve durare tantissimo il processo, meglio
che si conclude in tempi giusti, però peccato che non è che si conclude in tempi giusti, non viene portato a sentenza con questa norma, non è che si velocizzano i processi, alcuni processi non andranno a sentenza e quindi ci sarà spazio per altri, raccontiamole tutte le cose. E l'Europa nel 2017 a febbraio ci diceva non che bisognava ancora di più ridurre i tempi per la prescrizione, ci diceva l'esatto contrario, ci diceva che il termine della prescrizione ostacola la lotta alla corruzione, ci diceva che la prescrizione incentiva le tecniche dilatorie degli avvocati e che per l'Italia la maggior parte dei comportamenti scorretti riguardano proprio la corruzione, sia pubblica e privata, e voi con questa norma state permettendo di ridurre ancora di più i tempi per portare a sentenza i corrotti, i corruttori e tutti i colletti bianchi che devasteranno la vita di migliaia e migliaia di famiglie con questa operazione MPS Unicredit. Questo è tutto quello che stanno facendo. Il resto sono chiacchiere e basta.